Australopithecus sediba ha un solo difetto, quello di essere troppo giovane, un'età 1.950.000 anni, a un minimo di 1.780.000 anni, quando già il genere Homo era ben affermato. Australopithecus sediba presenta caratteri a mosaico, sia plesiomorfici che apomorfici. E vediamo qui invece il più antico degli australopiteci, l'Australopithecus anamensis. Vediamo qui la mandibola KO136, Australopithecus anamensis, è vero? Vediamo qua una tibia, la diafisi centrale del radio e il capitello del radio. Lo possiamo vedere più dettagliatamente. Ecco, a tutti gli effetti, un capitello di radio risalente a 4.100.000 anni fa. Australopithecus anamensis è il più antico degli australopiteci noti. Vediamo di nuovo la mandibola, vediamo di nuovo l'estremità, l'epifisi di una tibia e la parte centrale, la diafisi del radio dell'esemplare KO136. Australopithecus anamensis, il più antico degli australopitecini, e Australopithecus sediba, un australopitecino presentante caratteri a mosaico, moderni ed antichi, è vero, il cui unico difetto, tra virgolette, è quello di essere troppo recente, un'età di 1.950.000 o 1.780.000 anni, con una capacità cranica di circa 440 centimetri cubici.